Gli asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra sono più di 800. Li ha censiti l'Agenzia Spaziale Europea, che insieme alla NASA e all'Agenzia Spaziale Italiana lavora a un programma internazionale di difesa del pianeta da questi oggetti fatti di rocce e metalli che sfrecciano intorno a noi. Ne basterebbe anche solo uno piccolo per provocare gravi danni nei centri abitati. Come evitarlo allora? Se ne è parlato a Roma dall'11 al 13 settembre, dove scienziati provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per confrontarsi e presentare i risultati delle ricerche nell'ambito del programma AIDA, Asteroid Impact and Deflection Assessment. Non solo questo, l'idea è anche quella di rispondere ad altre domande di carattere storico. Dai dinosauri in poi, che ruolo hanno avuto gli asteroidi nell'evoluzione del nostro pianeta? L'obiettivo primario è comunque quello della difesa. L'Agenzia Spaziale Europea ha messo a punto la missione ERA, parte del programma di Space Safety, che ruota intorno alla possibilità di distruggere un asteroide potenzialmente pericoloso impattandoci contro. Ce ne ha parlato Paolo Martino, ingegnere capo della missione. La missione ERA dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, è la prima missione di difesa planetaria che viene proposta agli Stati membri dell'ESA per il Consiglio dei Ministri degli Stati Europei di fine novembre. E sarà una missione nell'ambito di una collaborazione internazionale con la NASA per dimostrare per la prima volta una tecnica di difesa planetaria che si chiama impattore cinetico, che molto semplicemente consiste nel cercare di deviare un asteroide impattandoci contro ad altissima velocità con un oggetto artificiale. In questo caso l'oggetto artificiale è il satellite DART della NASA, che è già in costruzione e verrà lanciato nel 2021, e si impatterà contro questo asteroide che si chiama Didymos, in particolare con la sua piccola luna, che è un asteroide di 150 metri, e DART impatterà a una velocità di quasi 7 km al secondo, spostando leggermente la sua orbita. La missione ERA dell'ESA è prevista con un lancio nel 2024 per raggiungere lo stesso asteroide dove c'è stato l'impatto di DART e fare delle analisi. Come abbiamo detto, il programma che guarda l'asteroide Didymos è congiunto. DART, acronimo di Double Asteroid Redirection Test, è un proiettile di circa 300 kg di massa. Si tratta di una sonda che a bordo porterà con sé anche un nanosatellite CubeSat dell'ASI chiamato Licia Cube, che osserverà l'impatto. Didymos è un corpo binario. L'oggetto primario ha un diametro di circa 750 metri e un periodo di rotazione di 2-3 ore, mentre il secondario ruota attorno al primario a una distanza di circa 1,2 km in 12 ore. La sonda AIM realizzata dall'ESA, il cui costo previsto si aggira intorno ai 200 milioni di euro, raggiungerà l'asteroide dopo un viaggio di circa un anno e mezzo, affiancandolo per studiarne composizione e traiettoria. Il lancio è previsto per il mese di ottobre 2020 a bordo di un vettore russo Soyuz Fregat dalla base europea di Guru in Guyana francese. Dopo una manovra nello spazio profondo, AIM arriverà a Didymos nel giugno del 2022, alcuni mesi prima dell'impatto di DART. AIM si affiancherà all'asteroide per studiarlo mentre lo accompagnerà nella sua orbita eliocentrica. Nel frattempo effettuerà una serie di osservazioni per creare un modello 3D ad alta risoluzione. Sarà anche dotato di una telecamera termica a infrarossi e un radar ad alta frequenza per studiarne la superficie e il sottosuolo. Questa prima fase di caratterizzazione durerà circa 2 mesi e sarà condotta da una distanza tra i 10 e i 35 km. A quel punto la navicella AIM rilascerà alcuni CubeSats e un modulo di atterraggio per ulteriori studi e per prelevare campioni da analizzare. ERA al momento prevede di imbarcare non uno ma due CubeSat, che sarebbero i primi CubeSat utilizzati nello spazio profondo. Quindi i CubeSat sono sempre più diffusi nell'ambiente cosiddetto LEO, ossia quello vicino alla Terra, ma non sono ancora stati molto utilizzati nello spazio profondo. E i CubeSat permetterebbero di prendersi maggiori rischi, diciamo, sono dei satelliti più piccoli e più economici, ma con capacità comunque molto elevate, e che possono prendersi più rischi, quali ad esempio avvicinarsi di più all'asteroide o portare strumenti tecnologicamente più sperimentali, possiamo chiamarli, e in caso di successo contribuiranno al ritorno scientifico della missione in maniera esponenziale.
Insomma, le agenzie spaziali lavorano a ritmo serrato per disinnescare il rischio di impatto, ma grazie a queste osservazioni e a questi avvicinamenti potrebbero anche raggiungere l'obiettivo di sfruttare i metalli degli asteroidi in futuro. Gli asteroidi, così come tutto ciò che riguarda lo spazio, affascinano anche a livello emotivo moltissime persone in tutto il mondo. Durante la settimana organizzata a Roma dall'ESA per questo motivo c'è stato anche il coinvolgimento dei videogamer. Nella giornata finale è stata presentata la simulazione ricca di pathos di un asteroide in caduta su Roma. È un modo per avvicinare la scienza tramite la divulgazione pop. Sostanzialmente le stelle sono la cosa in cui guardiamo, i videogiochi sono una forma di libertà fantastica e viaggiare in mondi nuovi e in uno spazio infinito oggi è alla portata di mano. Certo, nel 79 con Asteroids un po' di meno, oggi con Elite Dangerous o Star Citizen molto di più. La chance di simulare e di inserire leggi fisiche applicandole a modelli tridimensionali è ciò che fa dell'interattività del tempo reale la chance dei videogiochi di essere utili anche a altri contesti, non soltanto l'intrattenimento. Quindi applicando le leggi della fisica a un modello di un asteroide noi possiamo prevedere il comportamento, oppure anche variarne il comportamento, la massa, l'inclinazione, per far studiare, divulgare e interessare i ragazzi in modo nuovo.